Gentili telespettatori di Sud TV, buonasera, benvenuti a questo consueto appuntamento con Linea Comune. Ospite di questa puntata il capogruppo di Concecilia, il dottore Giuseppe, detto Pino Bovi. Buonasera. Solo l'anagrafe. Sono l'anagrafe. La sindaca, ovviamente, che ringraziamo, Cecilia Francesa, benvenuta. Grazie, buonasera. Abbiamo cambiato la location, siamo qui nei nostri studi oggi, nonostante il grande caldo, c'è appunto voglia di informare i cittadini di Battipaglia sull'andamento comunale, su cosa sta facendo la macchina amministrativa, su come il comune appunto si sta muovendo anche in questi giorni di ferie per molti, ma non appunto per i politici battipagliesi. Dottore Bovi, entriamo subito in questa polemica estiva che c'è stata e che ci sarà ancora probabilmente. Questo diciamo scontro tra Forza Italia e Concecilia, che cosa è successo? Ma io oserei dire niente, non so se ci siamo entrati, polemiche non ce ne stanno, ci sono discussioni, ci stanno confronti. Il confronto c'è stato, ci siamo detti delle cose anche, come dire, a muso duro, guardandoci negli occhi, o almeno ci proviamo a guardarci negli occhi, e poi ci sono delle conseguenze, altro ce ne saranno. È un confronto, ecco, diciamo che il dibattito e il confronto vanno sempre bene, poi naturalmente non devono sfociare in polemiche o in insulti, quando sfociano poi ognuno reagisce di conseguenza nelle sedi che ritiene opportuno. C'è stato anche poi un comunicato, diciamo, nel quale sia Fasano, che è il coordinatore provinciale, sia poi il coordinatore locale, che è poi l'assessore Provenza, insomma, hanno chiarito un po' la situazione. Però c'è ancora qualcosa forse da mettere in chiaro. Com'è la situazione attuale? La pace è stata siglata? Noi siamo in consiglio comunale, siamo una forza di maggioranza, Forza Italia è in consiglio comunale adesso, altre volte non c'è stata, loro amministrano le loro scelte, noi rispondiamo delle nostre, quelle che non ci piacciono degli altri lo diciamo chiaramente alla città, oltre che a quelli che compiono scelte, che non condividiamo. Poi non è che possiamo essere noi a cacciare fuori qualcuno dalla maggioranza, ci si trova fuori dalla maggioranza se non si rispetta lo spirito che deve necessariamente animare la maggioranza e tenerla insieme. Fino a quando questo spirito c'è, fino a quando si concorda sulle scelte, si sta in maggioranza. Quando non si concorda, si esce. Non è chi sta dentro che mette fuori qualcuno. Un'ultima curiosità che molti si chiedevano, ma questo Pino che sulla chat hanno scoperto, era proprio lei? Non so cosa hanno scoperto, se sono dediti alla scoperta dell'acqua calda ottengono dei successi impressionanti perché sostanzialmente credo che per statistica nel 99% delle abitazioni cittadine in un paese evoluto come l'Italia l'acqua calda è presente, quindi se la scoprono ottengono successi ogni mattina pure più volte al giorno. Pino a Battipaglia ce ne stanno tanti, alcuni hanno le radici fisse nelle piazze e danno fastidio, come ha ricordato qualche integerrimo esponente politico, e poi ci sono dei pini che fanno politica e che dicono delle cose, che si scambiano delle chat e che scambiano dei giornali. La qualcosa probabilmente turba i sonni di questi solerti amministratori, ma ce ne faremo una ragione, ce la siamo già fatta. Sindaco, come vede, il capogruppo, insomma, ha le idee chiarissime, ma secondo lei c'è una mini crisi, una No, spaccatura? assolutamente no. Come ricordava Pino, Forza Italia fa parte della maggioranza, tra l'altro è stata una forza che da subito praticamente ha aderito al progetto di etica di buon governo. Lo stesso assessore Provenza, noi abbiamo trascorso i 4 anni di consigliatura insieme, abbiamo condiviso molte battaglie, c'era questo obiettivo di riunire le forze. C'era Mimmo Di Giorgio che è stato uno, diciamo, degli artefici che ha voluto fortemente, quindi abbiamo fatto proprio insieme la campagna elettorale. È vero che poi quando ci sono delle divergenze, delle discussioni, come diceva il consigliere Bovi, le cose vanno discusse, a volte anche a muso duro. L'importante è trovare, voglio dire, un'intesa importante è dirsele le cose e chiarirsi. C'è stato sicuramente un momento di tensione, un atto grave. Che il fatto di non essere venuto in consiglio comunale, lui si riferiva a quello sicuramente, a votare il rendiconto, che è un fatto gravissimo, proprio gravissimo, perché se non si vota il rendiconto si va a casa. Però voglio dire, c'è stato quel documento ufficiale
che viene proprio dal partito, quindi dalle istituzioni, da coloro che a livello provinciale, a livello regionale sono responsabili dell'azione di Forza Italia, in cui si riconosce l'errore gravissimo. E quindi basta riconoscere, ritornare insieme, ricompattare e ridiscutere. Crisi non ce n'è, perché guardate, le crisi, le discussioni, è quello che dicevo ieri, la cosa strana è che mentre nelle altre amministrazioni, no, tu discuti perché quello ha avuto, io voglio, e quindi le liti avvengono per questi motivi, da noi non si discute per questo, per fortuna sono tutti e 18, insomma, i consiglieri di maggioranza sono tutti convinti che bisogna lottare per cambiare. Abbiamo difficoltà, ci sono certe resistenze interne, però bisogna lottare per questo. A volte le liti, che quella lite che veniva fuori è perché a volte uno ti critica che sei lento, ma sei lento non è che siamo noi, c'è una situazione, io dico e lo ripeto perché questo è un concetto che non mi stanco mai di ripetere, altrimenti non si capisce. Se io ogni 2 anni e mezzo per 25 anni ho un commissario e l'ultimo commissariamento dura 3 anni, è chiaro che tu trovi una macchina arrigginita che con lentezza, probabilmente anche con la buona volontà di molti dipendenti comunali, non di pochi, si sta riavviando. Quindi se uno si lamenta di lentezza, io invito tutti i consiglieri comunali, ce n'è qualcuno che lavora veramente sodo, li invito tutti, invece di stare a litigare perché si possono fare più cose, di intervenire e di fare le cose, perché questo è un lavoro, c'è qualcuno che impiega parte del tempo dando una mano per sveltire delle pratiche, vorrei che gli altri lo facessero, cioè invece di parlare. Quindi la crisi c'è quando tu hai delle divergenze politiche non ce ne sono, l'obiettivo è quello di darci una mossa, di cambiare, di raggiungere e di portare avanti quelli che sono stati il nostro programma, di realizzare il nostro programma. Sindaco, sempre per chiudere poi questo argomento, c'era qualcuno che ha storto sempre, insomma, la parte che criticava, ha storto un po' il naso con la nomina dell'assessore Napoli, che comunque invece con commercio e attività produttive sua, l'assessore turismo, Napoli sta facendo un ottimo lavoro, voglio dire, la sindaca l'aveva visto bene, perché è un assessore, voglio dire, che ha fatto anche il consigliere comunale, e questo è importante, no? Perché a volte tu hai una distanza tra quello che sono gli assessori e quello che è la giunta, perché sei preso da 1000 lavori quando stai in giunta, mo sono venuta, abbiamo fatto una giunta in urgenza, e quindi con gli altri consiglieri ovviamente stanno facendo altre cose, giustamente, qualcuno anche con un ruolo politico, altri stanno lavorando, quindi certe volte sei talmente preso che non hai questo contatto. La Napoli direi che sta svolgendo, come aveva iniziato con il suo impegno da consigliere comunale, sta svolgendo un ottimo lavoro con i commercianti, era un settore che era mancante, lo teneva il sindaco, il commercio, ma francamente con tanti problemi, e l'agricoltura, cioè vuol dire, sono settori veramente ampi. Non penso che storci il naso, però non era rivolto verso la Napoli, insomma, era più direi che siamo tutti quanti contenti ora, anzi, della presenza di Francesca Napoli, che ci sta risolvendo e sta incominciando a essere presenti lì nei tavoli dove bisogna starci. Il discorso del bollino della Piana del Sele era una battaglia che è un po' comune a tutti i gruppi, quindi stiamo lavorando sull'avere un marchio DOP Piana del Sele. Stamani c'è stata la conferenza stampa, ci siete stati anche voi per la mozzarella di bufala fresca, il problema dei mercatari, il problema del commercio, tanti altri problemi. Penso che l'arrivo di Francesca abbia un po' sveltito queste cose. Dottore Bovi, come giudica l'operato dei suoi consiglieri e soprattutto anche dei suoi assessori? Che cosa state facendo come appunto con Cecilia Francesca? Allora, noi prima di tutto ricordiamo che noi siamo espressione di un movimento, quindi
solo per motivi tecnici, per poter articolare la proposta nella fase elettorale, ci siamo divisi in due gruppi, ma sostanzialmente siamo dall'una come dall'altra parte espressione di un movimento. Quindi parliamo di un supergruppo che conta 8 elementi, poi eravamo in 9. Anche Baldi è venuto con voi ancora? No, Baldi che nasce come esponente di Forza Italia sta condividendo alcune iniziative con noi, lui è indipendente nel gruppo di Forza Italia, però naturalmente l'attività da consigliere la svolge e alcune cose le stiamo condividendo e quindi non fa parte del nostro gruppo perché sennò sarebbe un dato ufficiale, noto e condiviso, però naturalmente laddove non è necessario il gioco delle appartenenze ma si va sulle proposte concrete, sulla fattività, ci si può incontrare senza problemi. Con Alfonso stiamo appunto condividendo delle iniziative. E dicevo, il gruppo è una sorta di supergruppo. Nell'ambito di quello che è proprio il gruppetto tecnicamente individuato come esponenti della lista con Cecilia Francese, noi ci siamo fatti portavoce di una serie di istanze, quindi siamo intervenuti con, per esempio, c'è stata Ada Caso, che credo sia la più giovane dei consiglieri presenti nell'assise, se non tra le più giovani, insieme a chi altro, tipo Cairone e altri, e dicevo, ha lavorato sui migranti, perché proprio credo 15 giorni fa è stato proposto questo protocollo di intesa che mira all'inserimento dei migranti nel tessuto sociale, partendo dall'inserirli in ambito lavorativo, naturalmente su base volontaria, così che si ottiene un'integrazione che non solo può essere motivo di confronto con la gente, ma che poi sostanzialmente evita che queste persone, abbandonate a se stesse, poi possano avviarsi su percorsi che possono portare alla illegalità. Così come per esempio la Stella Speranza ha lavorato alla consulta dei disabili, anche con la collaborazione di Elda. Noi come programma elettorale abbiamo sempre parlato di città, di Battipaglia che deve tornare una città normale. E forse non è la cosa più importante del mondo agli occhi di tanti, ma agli occhi di chi vive il problema, delle famiglie, il problema dei disabili è importante perché spesso dimentichiamo le esigenze di questa categoria di persone, le abbiamo riproposte, le abbiamo riportate alla ribalta. Io voglio ricordare un particolare che può segnare la crescita. Tanti anni fa, a Battipaglia, adesso c'è ancora una squadra di basket in carrozzina, ma quando venne fuori la squadra di basket in carrozzina, furono avviate allo sport un sacco di persone che altrimenti sarebbero rimaste ai margini, non avrebbero fatto attività sportiva, non avrebbero socializzato a quel livello. E fu importante, a un certo punto arrivò uno straniero, se non sbaglio, se la memoria non mi canta, si chiamava Conate. Comunque questo è un ragazzo che, diversamente dai tanti disabili di Battipaglia, si muoveva da solo, andava in giro in carrozzina, macchina, parcheggio, da solo si tirava giù la carrozzina. Adesso è una cosa che noi vediamo in città, nei disabili di Battipaglia, ma all'epoca no. E fu importante come stimolo che ci fosse questo giovanotto di colore che aveva questa disabilità e che raccontava con i suoi gesti, senza fare conferenze, senza fare nulla, come si potesse vivere una normalità anche partendo da quello stato. Ecco. Allora la consulta dei disabili, l'attività che i nostri consiglieri contribuiscono a svolgere, non è che abbiamo la prerogativa di essere soltanto noi capaci di farlo, è quella di proporre dei circuiti di normalità anche per queste categorie, quindi facilitare l'inserimento sociale anche attraverso attenzione alle barriere architettoniche che spesso creiamo perché ci manca la cultura per vederle in prima istanza. Oppure per abbattere barriere burocratiche, seguire pratiche, creare dei percorsi che portino a un'assistenza più semplice, più immediata. Non è che uno che debba avere una carrozzina elettrica per una serie di lungaggini burocratiche deve aspettare dei mesi. Allora abbiamo creato i presupposti per andare oltre questo e finalmente arrivare a una cultura che preveda l'inserimento vero di chi ha disabilità. E poi sempre consiglieri del nostro gruppo hanno lavorato al forum dei giovani
per facilitare l'inserimento nei meccanismi che portano alla condivisione anche di atti amministrativi, di fatti e di partecipazione alla vita amministrativa, politica, dei ragazzi, dei giovani under 35, perché è un difetto della politica in Italia, anche se sembrava che Renzi anagraficamente avesse superato questa fase, ma il problema è solo anagrafico, i giovani arrivano tardi, se ci arrivano alla politica, e spesso sono disincentivati a farlo. Noi abbiamo proposto una serie di iniziative che andranno adesso a regime e che potranno appunto favorire questa partecipazione degli under 35. E ancora abbiamo una serie di cose, per esempio con un lavoro prezioso, per quanto apparentemente nascosto, c'è Stefano Romano che sta lavorando a una serie di regolamenti. Noi abbiamo dovuto, dopo un sacco di interventi fatti un po' a macchia di leopardo sui vari regolamenti, sullo statuto, che spesso andavano a confliggere tra di loro, abbiamo un po' di vertenze, per esempio sulla scelta dei presidenti di commissione, perché le varie norme tra di loro sembrano talvolta andare in contraddizione o in conflitto. Noi, con il lavoro di Stefano Romano, che è un avvocato giovane e dinamico e che ha deciso di lavorare come amministratore e quindi dare il suo contributo, stiamo lavorando su questo, proprio perché il regolamento e lo statuto vanno sistemati per poter far sviluppare l'azione amministrativa meglio e senza intoppi. Sicilia Francese, orgogliosa di questo capogruppo che sta elogiando, diciamo, questo gruppo di composto da otto consiglieri che, insomma, si stanno dando da fare. E proprio per questo. Ma Pino, non avevo dubbi, con Pino ci conosciamo da sempre, ed è, diciamo, uno dei soci fondatori del movimento etico, uno storico, ecco, del movimento Etica per il Buon Governo. Quindi, detto questo, l'amministrazione, ovviamente, ci sono tutte queste cose che ha fatto e che continua a fare. Poi ci sono appunto queste problematiche inerenti un po' all'ambiente, ai divieti di balneazione. Com'è la situazione? Perché avete avuto un'altra volta un divieto. Beh, i divieti non li crea l'amministrazione francese, perché la cosa antipatica, brutta, è quella che si vuol far passare come causa di tutti i mali l'amministrazione francese. Cioè, io vedo degli sfoghi, insomma, capisco pure che la gente si deve lamentare, però deve conoscere la storia di questo paese. In questo paese io non capisco come mai si arriva dopo anni, 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 20, 30, da quando ero piccola io, non abbiamo mai avuto, penso, una depurazione. Il mare all'epoca era più bello perché non ci stavano sostanze inquinanti, ci stavano poche industrie, e quindi mi ricordo la Spineta era veramente trasparente. In tanti anni, dopo 9-10 anni di, penso, oggi quest'anno sarà il 10° anno consecutivo di divieto di balneazione, finalmente si fa qualcosa. Devo riconoscere che la battaglia sulla depurazione è stata una nostra battaglia da anni. Avremmo preferito scegliere diversamente sul secondo depuratore Asi abbandonato, anche perché c'erano già le fogne predisposte. I commissari hanno deciso di prendere quei fondi stanziati per la depurazione e puntarli su Tavernola, ampliando il depuratore. Noi abbiamo avuto una serie di difficoltà, ma non abbiamo mai smesso, e abbiamo ovviato al pericolo che ci sarebbe stato, perché per pulire le vasche avresti dovuto stoppare proprio in estate l'unico depuratore che noi avevamo, che praticamente riceveva il 20% dei reflui, il 20%, che vuol dire che l'80% dei liquami dei battipagliesi per anni è andato a finire sempre direttamente a mare. Attualmente il depuratore riceve l'80%, cioè sta depurando, ora sono iniziati i microrganismi e penso andrà al 100% della sua efficacia. Non solo, ma i primi rilievi che noi facciamo dalle acque sono veramente sicuramente migliori di quelli degli altri anni. Quello che si sta verificando è sempre l'altro problema, cioè quello che arriva a nord del Tusciano, perché Tavernola riceve le fogne dei battipagliesi che stanno a sud del Tusciano. Il Tusciano taglia a metà questa città, per fortuna non proprio a metà, ma insomma tre quarti. Belvedere, Serroni Alto e Serroni Basso sono fuori da questa depurazione, e sono quelli, secondo un progetto, una delibera del 2012 con
con il sindaco Santomauro, si decise di, noi avevamo proposto di mettere mano al depuratore di Belvedere, perché Belvedere che ha già le vasche, ha la rete fognaria collegata, e a Belvedere dovrebbe arrivare i reflui di Battipaglia e di parte di Bellizzi. Questi reflui vanno nel Valle Monio. Il Valle Monio attualmente, con la siccità che c'è, è fogna pura. Se possiamo dare la notizia che avete avuto i fondi europei. È fogna pura, quindi il fatto di vedere questa parte del mare, la foce del Tusciano, se vai a vedere prima dell'ingresso in Tavernola è tutta un'altra cosa. Dopo superi il Tusciano, dopo che è entrato il Valle Monio, con la siccità ha praticamente concentrato le feci, arrivano le feci di Bellizia e di Belvedere che vanno direttamente al mare. Il problema qual è? Che qualcuno, io lo dico ampiamente perché è una cosa strana, noi abbiamo chiesto più volte al demanio che secondo noi il decorso, come si arriva a mare, tu vedi che il Tusciano, ci sono dei massi proprio che evitano che le acque vanno a finire sulla parte destra, ma addirittura la foce fa un gomito, un angolo retto, e lo vedete, lo stiamo vedendo sul monitor, quell'angolo retto va direttamente a Battipaglia. Quindi noi abbiamo le acque di Battipaglia che ricevono tutta quella schifezza che viene da Belvedere e da Bellizzi. Quindi non solo abbiamo chiesto al demanio se era possibile, soprattutto in questo periodo, io sono stata in prefettura, mi siamo attivati per questo, avevamo chiesto alla regione la possibilità, che cosa, di dare, vedete i massi, ma non si vedono, stanno dall'altra parte, c'è proprio questo decorso a U, come se c'è uno sbarramento. E quindi la parte di Battipaglia è sicuramente più inquinata di quell'altra parte. Tra l'altro l'inquinamento arriva fino alla Baia dei Delfini, non tutto il versante battipagliese, quindi si vedono già gli effetti del depuratore Tavernola. E allora che cosa succede? Succede che per aprire il varco tu devi chiedere l'autorizzazione al demanio e alla regione, che è una pratica lunghissima. Allora noi che abbiamo fatto nel frattempo, perché ovviamente il sindaco è anche responsabile della salute dei cittadini, abbiamo chiesto alla regione di nominare un tecnico, e cosa facciamo nel frattempo che si mette mano a questa possibilità di apertura, perché è una lungaggine, oppure a mettere mano a questa cosa, e stiamo aspettando che la regione ci risponda. Ma vi do una notizia che è di ieri, perché ieri sono stata a Bellizzi a parlare anche di questo con il sindaco di Bellizzi, con Mimmo Volpe, e Mimmo Volpe abbiamo chiamato in provincia. Ebbene, è stata la notizia, la possiamo dare ufficiale, ha detto che lui la dava stamattina, sono stati appaltati i lavori per 4 milioni e 4 proprio per mettere mano alla depurazione, che insomma a questo collettore che praticamente porta il Valle Monio, tutti i reflui che arrivano al Valle Monio direttamente nel collettore, nel depuratore Asis a Salerno, e sono stati praticamente stanziati questi soldi. Io penso che si darà corso, come finisce l'estate, ai lavori, almeno così ci dicono, perché fino ad ora c'era stato un bando ma è stato assegnato. C'è una ditta, mi diceva Mimmo, che è anche una ditta abbastanza importante, che è capace di poter terminare a breve questo lavoro. Quindi la notizia che diamo è la depurazione su questo versante è completata e i dati sono migliori, che possono dire, si vede già a occhio nudo che il mare va meglio. Quello che avete fatto vedere sono i reflui che arrivano del Valle Monio, e il Valle Monio porta i reflui di Belvedere e di Bellizzi, che scaricano da noi con quell'angolo retto, ne avevamo chiesto almeno di aprirlo, perché così si diluiscono queste feci, quindi si ha un migliore risultato. Ma nello stesso tempo sono stati appaltati i lavori per cui il Valle Monio sarà incanalato in quel collettore che porta al depuratore Asis, e sperando, però questa storia sono anni, quindi cioè, speriamo che l'anno prossimo si possa vedere un mare anni, più pulito. L'amministrazione francese ha comunque portato a termine il lavoro iniziato dai commissari, ha evitato il pericolo di stop della depurazione di Tavernola, ha reso le acque per quel depuratore migliori rispetto all'anno scorso. I dati sono alla mano. Poi qualcuno che dice che noi li modifichiamo addirittura sui
sui dati dell'inquinamento atmosferico e dei terreni, sono dati ARPAC, Istituto Zooprofilattico. Guardate che sono delle accuse gravissime. Chi scrive delle cose, che vuole vedere i dati e che noi imbroghiamo i dati, scrive delle cose gravissime. C'è stato anche il dottore Limone, che è il direttore generale del Mezzogiorno. Il dottor Limone è una delle persone rispettabilissime, e noi non facciamo altro, come ha detto Limone nella conferenza stampa. Purtroppo non è stato così per altri paesi, per cui noi abbiamo avuto una fortuna, le condizioni climatiche, il vento e quindi le serre che non hanno permesso di poggiarsi le diossine sul terreno, ma di fatto non abbiamo trovato questo inquinamento. Quindi la smettessero di dire che si camuffano i dati, perché veramente è una cosa gravissima. Veramente stiamo parlando dell'incendio che c'è stato a Sellambiente. Se le cose vanno bene si camuffano i dati, se vanno male è colpa dell'amministrazione. Questo linciaggio morale, questa violenza verbale, francamente, voglio dire... Sindaco, parlando sempre... Mia professessa di matematica, mi fate cadere le braccia. Capiamo lo sfogo. Parlando sempre però di ambiente, c'è questo problema di miasmi notturni. Che cosa sta facendo concretamente l'amministrazione? Anche lì noi abbiamo avviato i controlli in tutti i settori dove si occupa di monnezza. Per esempio, se tu vai allo Stir si sente l'odore, ma è circoscritto. Anche con il vice sindaco Tozzi, che ha mandato anche la polizia locale a fare sopralluoghi. Cioè, non solo l'ARPAC, perché l'abbiamo denunciato all'ARPAC, ma anche la polizia locale e i nostri tecnici. Se tu vai al centro dove arrivano gli umidi a Eboli, e quello l'avevamo avviato già l'anno scorso, c'era stata questa cosa perché erano tutti all'aperto, ora hanno una struttura chiusa, senti la puzza forte, ma la senti vicino, come ti allontani non senti. Stiamo verificando se qualcuno la notte lascia le porte aperte, per esempio. È difficile che tu fai, perché l'ARPAC si è rifiutato di fare i controlli notturni. Ovviamente, voglio dire, noi ci attiviamo noi, non solo, ma abbiamo chiesto, stiamo aspettando questi famosi nasi dall'ARPAC di Avellino. Abbiamo fatto un'ennesima sollecitazione stamattina, perché ci avevano promesso che ci mandavano questi rilevatori di odori, di cattivi odori. E ti dicono la provenienza esattamente. È uno strumento che ha solo l'ARPAC di Avellino, e stiamo aspettando anche questi, però i controlli sono fatti a tappeto, ve lo posso garantire tranquillamente. Sono tante le strutture, qualcuno dice che è il sito di stoccaggio della raccolta dell'umido di Eboli. Però voglio dire, non è che puoi accusare il sindaco di Eboli, vai a fare le verifiche, le abbiamo chieste sia a Eboli sia qui, per quello che ne sappiamo fino ad ora, ma ci stiamo attivando, perché voglio dire, la puzza come la sentono gli altri, la sentiamo anche noi che abitiamo nella stessa città, anche perché nella stessa città, perché è facile, la sindaca fa il medico, come mai? La sindaca è anche una che collabora con il registro tumori, per cui voglio dire, queste cose sono particolarmente a cuore, più di quello che stiamo facendo, voglio dire, non è che si può fare, non abbiamo la bacchetta magica, ma per quello che possiamo ci stiamo attivando, i controlli sono fatti a tappeto. Era giusto chiarire, anche perché con questo caldo torrido è chiaro che... Certo, ma questa è una situazione che si ripete ogni anno, non è che con l'amministrazione francese puzza la città, perché l'anno scorso, ai tempi di Santo Mauro, prima, cioè da quando abbiamo questo... È un problema, insomma, da risolvere, esattamente. Capogruppo, gli obiettivi... ovviamente dell'amministrazione e del vostro gruppo per migliorare ancora di più la città di Battipaglia. Ma di lavoro ce n'è un sacco ed è tutto riportato come canovaccio nel programma. Noi sicuramente dobbiamo portare a compimento le cose che abbiamo avviato. Stiamo facendo un tentativo di creare degli strumenti di lavoro che consentano di lavorare. Il motivo per cui tante cose si fanno male o non si fanno o si fanno a rilento a Battipaglia è che gli strumenti, o perché impostati male o perché, come dire, deteriorati dal tempo, perché non più abbastanza attuali, hanno rallentato il lavoro, hanno rallentato anche il nostro. Una delle accuse più frequenti che ci vengono mosse, oltre al fatto che magari trucchiamo i dati e la cosa fa inalberare giustamente Cecilia, ma chi effettivamente prova a fare un'analisi di quello che noi stiamo facendo, alla fine
la cosa che riesce a dire è che siamo un po' lenti. Questo, se guardiamo in maniera fredda i dati, vediamo le cose prodotte, può sembrare magari abbiamo fatto 8 cose e avremmo potuto farne 10. Ma uno dei motivi, oltre un pizzico di inesperienza, qualche inevitabile errore che naturalmente avremmo commesso, uno dei motivi veri è che gli strumenti con cui lavoriamo non sempre sono agili e ben funzionali. Per cui noi veramente abbiamo da portare a termine questa cosa. Tra uno o due consigli comunali, il prossimo sarà un consiglio comunale tecnico dovuto per quanto riguarda gli aspetti economici, l'equilibrio di bilancio, ma appena riprende, diciamo, l'iter normale dell'attività amministrativa, noi dovremo portare a compimento questi regolamenti che consentiranno dei lavori più agili. Poi, come programmi in sé, noi per esempio intendiamo lavorare per coordinare, per esempio, gli eventi che fin qui noi abbiamo trovato in svolgimento e che abbiamo collaborato come amministrazione a mettere insieme, e vorremmo cominciare a lavorare su queste cose, tanto per dire, perché fin qui abbiamo dovuto vivere alla giornata. Poi, come risulta bene dal dibattito cittadino, abbiamo da risolvere una vicenda estremamente antica, che è quella che riguarda i rapporti con l'ASI, che rimangono ancora in una fase con il punto interrogativo, un po' legata a vicende giudiziarie e un po' legata alle nostre scelte che arriveranno nei prossimi mesi, o ancora, perché queste cose hanno ricadute anche economiche, il problema delle farmacie. Noi ricordiamo che in questo momento le nostre farmacie, sono degli strumenti anche di produzione di reddito per un comune, no? In questo momento viaggiano così, gestite da un consorzio di cui non facciamo più parte, del quale non possiamo partecipare alla gestione. Ecco, tutte queste cose che nascono da una serie di passaggi di fatti amministrativi precedenti, di amministrazioni precedenti, dobbiamo riportarli nella normalità. Sembra banale dire noi vogliamo tornare ad essere una città normale. Noi siamo una città che ha una zona ASI con il punto interrogativo. Siamo una città che ha le farmacie, 3 farmacie comunali che sono e non sono nostre, delle quali non sappiamo né vita né morte, e può darsi pure che fanno i miracoli, ma lo ignoriamo. Per cui lavoreremo su questo e su, per esempio, la messa in ordine di quello che c'è sugli impianti sportivi, sul piano di zona, dove anche lì abbiamo una situazione che va ridefinita, perché assolutamente non ci piace come viene gestita, non riusciamo ad averne il controllo, e sicuramente è uno strumento che, soprattutto tenendo conto che le fasce deboli purtroppo aumentano per vari motivi, deve funzionare meglio, perché sennò saremmo omissivi e non daremmo le risposte che ogni amministrazione deve dare. Sindaca, ultima domanda in conclusione. C'è stato questo cambio di viabilità, i cittadini battipagliesi stanno un po' sperimentando. Com'è la situazione e se ci saranno poi anche altri interventi? Ma questa era un qualcosa annunciato già da mesi. E l'ufficio viabilità. Assessore Provenza, che sta facendo un Assessore Provenza, ma essenzialmente anche l'ufficio viabilità ci stava lavorando, perché in quella zona ci sono problemi delle strade che entrano, che escono, si creano degli ingorghi. Per cui era stata annunciata questo cambio, e ogni volta che c'è un cambio è chiaro che si creano dei disagi, perché tu vai che devi entrare in una strada, capita sempre anche quando stai in un'altra città, e ti ritrovi all'improvviso un divieto d'accesso che prima non c'era. Quindi il disagio sicuramente ci sta, ecco perché in questi giorni ci sono i vigili presenti su queste strade dove è stato invertito, cambiato il senso di marcia, onde evitare situazioni sgradevoli. Io per esempio abito in via Serroni 1 e mi ricordo che quando fu cambiato il senso di marcia, nel senso che potevi scendere e salire, all'improvviso siamo stati tagliati fuori,
Il disagio c'è stato, all'epoca abbiamo protestato anche noi, io mi ricordo. Diciamo che questo cambio è anche in favore poi del mese di agosto con tanti eventi, quindi certo. Comunque per far defluire il traffico. Per far defluire il traffico, secondo noi dovrebbe defluire meglio in quella zona, perché c'erano troppe traverse dove tu non potevi più rientrare, dovevi andare a finire a fine via Eboli per poter rifare il giro. Quindi abbiamo studiato, non è stato improvvisato, è un lavoro che ci stanno lavorando su da mesi su questa cosa. Se andate a rivedere le vecchie conferenze stampa, l'assessore Provenza aveva annunciato un pacchetto di viabilità che comprendeva appunto oltre le strisce pedonali, in solo 4 giorni abbiamo recuperato 7.000 euro dai parcometri, non so se Provenza dando già questa cifra e sono destinati ad aumentare, ma soprattutto è finita il momento in cui la gente si ferma e non fa più il bigliettino. Anche lì, vedi, Pino parlava di lentezza, anche lì lentezza, cioè per arrivare a questa situazione che pensavamo in pochi mesi si sarebbe risolta, c'è stata tutta una lungaggine che non è dipesa dalla parte politica, non voglio neanche dare la colpa all'ufficio, perché gli uffici anzi hanno lavorato tantissimo e sono impelagati, ci sono troppe cose da fare, sai, allora è chiaro che mentre fai una cosa ne devi fare un'altra, c'è un'emergenza di un'altra, ma alla fine i risultati si ottengono e noi speriamo che, come abbiamo ottenuto questo risultato, otterremo anche gli altri con cui ci si sta lavorando. Quindi stiamo dicendo, anche noi avevamo un disagio, però oggi devo dire che chi ha pensato quella situazione di togliere il doppio senso, la strada che passa davanti alle Marconi, ha pensato bene, perché poi abituando il cittadino, devi fare 10 metri in più, rigiri sulla destra e ti ritrovi sulla strada, insomma, quindi passando davanti alla banca commerciale. Allora è una questione che a volte siamo abituati in un modo e per riabituarti ce ne vuole. Noi ringraziamo il capogruppo Pino Bovi, che è venuto qui con noi a spiegare un po' com'era anche la situazione con Forza Italia. Pace fatta, ringraziamo la sindaca Cecilia Francese. Grazie a tutti quanti voi e agli telespettatori. Grazie. Ovviamente. E nonostante appunto siamo quasi a fine luglio, ci rivedremo ancora una volta per spiegare con linea comune come stanno andando le cose per la città di Battipaglia e i propositi del comune di Battipaglia. Buonasera, buonasera a tutti.